E nulla ragazzi, questi erano, ma c'è mio marito che mi fa ridere, raga, ma io che devo fare? Questi, ma ci sono le uova e facciamo frittate continuamente, comunque c'è sempre queste cose, alla Luca ha giurato, ma com'è possibile ragazzi, ogni video, possibile più, penso che chi mi vede la prima volta rimane sempre più scioccato, cosa mi fa? Ma solo questo? Vuole passare io? Ma che carino, grazie, meno male! Pensavo nella mia testa, se no alle 10:30 a casa arrivavo. Sono una pazza. Buonasera e bentornati sul canale! Allora ragazzi, questa sera faremo uno svuota la spesa. Sono tornata da MD. Dice, ma ci fai sempre svuotare la spesa sull'MD? Sì, perché oggi in realtà dovevo andare da Eurospin, ma ci sono passata proprio al volo perché c'era veramente troppa confusione. Ci sono passata dopo solo per prendere un prodotto che ora vedrete. E poi sono stata da MD perché alla fine, ragazzi, davvero risparmio un sacco. Quindi, perché devo andare a pagare di più quando posso risparmiare e avere anche un'ottima qualità? Quindi, se vi piace questa tipologia di video, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina perché quella vi dirà che c'è un nuovo video. E poi, ragazzi, se vi piace questo video, lasciatemelo un like, così almeno lo so e so che comunque questo genere vi piace e continuo magari a farne altri. Iniziamo! Partiamo subito. Allora, le prime cose che vi mostro sono le uova. Allora, queste uova sono di Cabianca, il marchio comunque dell'MD, sono 10 uova fresche. Sempre prendo questi pacconi giganti che poi, ragazzi, la maggior parte mi riduco tipo all'ultimo momento. Ah, ma ci sono le uova! E facciamo frittate continuamente. Comunque, queste sono comunque buone, mi trovo bene, sono allevate a terra queste galline, quindi credo siano le migliori, perché ovviamente non vengono allevate dentro le gabbie, che è una cosa veramente bruttissima. E quindi sono belle, felici, scorazzanti, spensierate, fanno le uova anche più buone. Comunque, queste sono le uova. Poi vado alle ciance con tutti questi commenti che non ci servono a niente. Una cosa importantissima: il coso del water, il coso che non mi viene nemmeno come si chiama, acqua blu della Dati 5, sempre marchio dell'MD. Con la candeggina schiumattiva formula anticalcare, ragazzi, per il calcare che c'è nella mia acqua non so come possa intervenire questo qui, però speriamo bene. Con candeggina, quindi 10 volte scritto candeggina, quindi c'è la candeggina, c'è, sono due, l'odore si sente da qui, quindi profumiamo il nostro water. Poi cosa ho preso? Un'altra cosa profumosa, ho preso questa che è un. Ma poi perché dico questa quando è una cosa maschile? Faccio sempre queste cose, alla Luca ha giurato, ma com'è possibile, ragazzi, ogni video? Possibile più. Penso che chi mi vede la prima volta rimane sempre più scioccato. E voi che vi siete iscritti ai miei video, cioè dagli svuota la spesa, vuol dire che davvero siete un po' come me, perché veramente. C'è proprio po'. Comunque, questa qui è Cocco e Monoi, è un profumatore per ambienti, comunque si spruzza sulle tende, si può spruzzare qua, tessuti, tende, divani, auto. Non lo so ragazzi, questa sera mi viene da ridere da sola. Non ci fate caso se succede più volte, perché niente, lasciatemi perdere. Elimina odori di animali. Non ne ho animali a casa, però comunque sempre comodo, igienizza. Carino, ora ovviamente non posso spruzzarmelo addosso, però vediamo. L'odore c'è. Come ogni volta mi devo tenere poi tutto sto coso che mi va sempre sul naso, vabbè. Comunque, lo proveremo, e vi forse. Andiamo avanti. Andiamo avanti con. Dio, aspetta. Il cavolfiore, amici! Il migliore amico di mio figlio, cavolfiore e broccoli. I migliori amici di mio figlio.
figlio. Lui li ama, sono i suoi best friends forever and ever. Però fanno puzza, ragazzi. Io non so come devo fare con questa puzza di cavolfiori. Infatti io quando cucino il cavolfiore e il broccolo, perennemente porte tutte chiuse, sembra tipo un film, tutte cose tutte chiuse, non c'è proprio via di fuga. Tengo la finestra aperta perché davvero K a 2000, finestra aperta, e devo dire che la casa rimane profumata. E poi vado sempre di questi a go go, lavamento di pavimenti, niente ragazzi, perché proprio mi dà troppo fastidio l'odore dei broccoli a casa, che ci posso fare niente. Comunque questo cavolfiore, poi ho preso una cosa in offerta, vi faccio vedere. Ho preso questi due pacchi di pasta, erano in offerta ed era un'offerta molto buona perché erano 1,49 euro due pacchi, e sono questi qui alle farine di legumi. Questi qui sono dei sedanini di farina di ceci, questi non li ho mai provati, ho provato quelle alle lenticchie la volta scorsa e mi sono molto molto piaciuti. Se avete delle idee su come comunque cucinarli, nel senso con cosa condirli, fatemelo sapere nei commenti, perché io sinceramente non li ho mai provate questi tipi di pasta, quindi sono anche un po' curiosa di vedere come li cucinate voi, perché dico, con che cosa le devo cucinare queste cose, boh. Quindi questo, e poi questi qui che sono dei fusilli, la farina di piselli verdi, perché ragazzi ci sono piselli che non sono verdi, boh. Comunque nella mia ignoranza non lo so poi se esistono piselli non verdi di tutto. Poi ho preso, oddio ragazzi, ma che cos'è sto suono della spesa? Ho preso questo, che è un profumatore per ambienti. L'ho preso la volta scorsa. Ho preso quello azzurro la volta scorsa, dove c'era scritto qualcosa con Magic. Non mi ricordo. Comunque, molto molto buono quello là. Quello con il coso con Magic. Sì. Comunque quello è molto molto buono, molto persistente, quindi ho voluto prendere questo qui per la cucina. In questo c'è scritto you make me smile, ma che ossa sei raga, ma non è che posso tagliare ogni singola cosa, niente, mi prendete per come sono. Quindi pazza, da manicomio. Comunque questo qui, You Make Me Smile, spero che lo stia facendo io con voi, vi sto facendo sorridere perlomeno, oppure non lo so, state chiamando il 113 probabilmente. Comunque, questo qui è un profumatore per ambienti, come vi dicevo prima, di La Casa dello Saromas. Non ce n'erano più tantissimi, secondo me sarà proprio un'edizione limitata, un qualcosa del genere, perché c'erano ma non erano più tanti tanti come la volta scorsa. È molto buono quello là che ho azzurro. Se non lo sapete di quale sto parlando, andate a vedere il video dello scorso Svuota la Spesa MD, dove vi faccio vedere proprio il prodotto in questione. Quindi su questo ottime aspettative, perché quello davvero ragazzi si sente fortissimo. Adesso purtroppo mi è anche terminato, però si sente veramente molto bene, forte e chiaro. Niente, comunque lasciate perdere, stasera è andata così. Poi ho preso questo qui, ho voluto provare questo sapone mani, vaniglia e cocco con proteine vegetali, pH fisiologico, sapone cremoso, perché io purtroppo ho dei problemi alle mani, nel senso che proprio ce l'ho sempre secchissime e quindi cerco sempre dei prodotti un po' più delicati. L'odore ce l'ha. Buono, sembra buono. Poi tutto ciò che è vaniglia per me è sempre buono. Di questo è bello grande pure perché 500 ml. Buono, mi piace. Di solito questi qui io prendo dei lavamani, prendo o quelli Dove o quelli Nidra oppure quelli di Sien, che sono ottimi, perché con quelli 99 centesimi sono bellissimi. Poi ho preso un pacco di questi qui, che sono dei plum cake integrale, con farina integrale e zucchero di canna. Fonte di fibre, senza olio di palma, per carità di Dio. No, scherzo, però viene specificato sempre. Vivo meglio. Quindi questi qua li proviamo, vediamo come sono. E vedremo se vivremo meglio. Poi ho preso questi, i cotton fioc. Perché anch'io mi pulisco le orecchie, ragazzi. Quindi questi cotton fioc di Cyril, Fleur de Cyril. Non lo so, comunque non ho studiato francese, ve lo dico.
300 bastoncini cotonati biodegradabili, e questo è importante per l'ambiente, quindi top. Non mi ricordo il prezzo. Poi cosa ho preso? Ah, ecco, ho preso anche questi. Poco fa sono tornata dal supermercato e mio marito subito mi ha detto: dammi tutto quello che c'è nel frigo! E ho detto: ma io devo fare uno svuoto della spesa. Sì, ma tu me li devi dare subito perché devo cucinare. Ora, infatti, non vedrete. Avevo preso una lonza di maiale, cioè delle fettine di lonza di maiale, quelle lì tipo magre. Comunque ho preso quelle, le avevo fatte per cena. Poi ho preso il pollo, tipo delle fettine di pollo, anche quelle di là. E poi ho preso questi, ma questi mi sono dimenticati però. Vedi, li ho tenuti per tipo 2 ore. Pensate che succede qualcosa con i termosifoni a 26 gradi qui dentro. Cioè qui dentro si sta morendo, ragazzi, è tropical la temperatura di questa casa. Comunque, sempre, sempre così. Allora, praticamente questi qui sono dei burger alle verdure. Simil, cioè io li prendo all'Eurospin questi qua di solito, però ho voluto provare questi qua vegani, vediamo come sono. Poi ho preso una confezione di questi ceci. Allora, in realtà preferisco quelli freschi, in realtà, perché questi qua in barattolo, non lo so, mi fanno un po' di impressione, tipo chissà da quanto tempo sono là dentro, però se c'è molto sale io solitamente vado a mettere, li vado a mettere poi sotto l'acqua corrente, così si toglie il sale e diciamo non sono più così tanto calorici, ecco, perché il sale si sa che poi trattiene i liquidi e facciamo danno. Comunque questi qui allora ragazzi, gustato, e io all'inizio ho letto Gustavo, 3 ore a dire questi sono della Gustavo, mio marito, e poi era gustato a me, sta a posto. Poi cosa ho preso? Ho preso questo, che è un profumatore per auto. Questo qui è praticamente quel tipico profumatore dove dentro c'è l'olio essenziale al cocco. Ragazzi, è buonissimo, provatelo se ci andate da MT, perché è molto molto persistente, si sente tantissimo dentro la macchina. E poi pure il cocco non è un cocco di quelli proprio stucchevoli che danno fastidio, fanno venire mal di testa, proprio di quelli super artificiali. È molto dolce, mi è piaciuto tantissimo, quindi ve lo consiglio. Poi cosa ho preso? Altre cose da frigo, raga. Sono una pazza. Allora, questi qui praticamente sono dei burger, 2 hamburger. Ah, ok, c'è qualcuno che ancora li chiama hamburger. Tutte cose burger, burger, questi che li avevo chiamati burger, si chiamano hamburger. Comunque, hamburger di prosciutto cotto, che l'altra volta mio figlio se li è mangiati a casa di una nostra amica, gli sono piaciuti, quindi li ho presi. In realtà io non sono molto per queste cose, non sono molto convinta, però ogni tanto, magari una volta ogni mille mai, ci può stare. Poi cosa ho preso? Madonna, queste qui saranno schiacciate tutto. Le crostatine. Non so se voi anche quando andavate a scuola avevate la crostatina dentro lo zaino, che poi quando dovevate mangiarla dovevate sniffarvela poi, perché proprio era tutta quanta sbriciolata all'ennesima potenza, e quindi poi tu prendevi e facevi così, cioè proprio così. Qui mi sa che già proprio non c'è bisogno manco di metterle nello zainetto, già sono belle tritate, perché non so cosa ci ho buttato di sopra. Elegantemente, sono proprio molto molto fine nelle mie cose. Comunque queste qui, che sono delle crostatine al cioccolato per mio figlio, vediamo se se le mangia. Tutto una sorpresa. Poi ragazzi, vi faccio vedere una cosa che davvero era in delle condizioni ottime. Cioè ragazzi, ma come si possono vendere in queste condizioni? Erano tutti così, tutti così strappati proprio, perché sarà che erano tutti appiccicati, non lo so cosa è successo, ma comunque è un sapone intimo. Nel mio intimo per questa volta non ci sarà chili, ma ci sarà botanica. È questo qui, nello specifico all'avena, è detergente intimo naturale di avena biologica. Non lo so ragazzi, c'era solo questo, quindi o questo o un altro che era, secondo me, che mi faceva venire qualcosa, non lo so, non mi ispirava, era un po'... Comunque, questo qui all'avena, vediamo che odore fa, ma dico... Buono, 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 così, per sapere. Niente ragazzi,
La fine, questo video è la fine. Poi ho ripreso lui, il mio perduto amore, è ritrovato perché me lo sono ricomprato, mi è finito, cioè mi sta finendo le ultime spompettate, si può dire così, non lo so. Comunque questo qui è un detergente viso, è strucca, deterge e illumina, ragazzi è vero, fantastico. Questo lo vedete così trasparente, ma poi in realtà è una mousse. Se non mi conoscete, mi state vedendo per la prima volta, oltre a sembrare pazza, ogni tanto qualcosa la dico anche, quindi interessante. Quindi se non mi seguite, non mi avete mai visto, vedetevi anche gli altri video perché tratto anche il tema beauty. Comunque questo top, lo sapete. Poi cosa ho preso? Ho voluto provare anche questo perché mi era finita il bifasico dell'Eurospin, proprio gli ultimi proprio rimasugli, e ho preso questa qui che è sempre di Botanica, con cui mi trovo super bene, con questo marchio dell'MD, non mi ha mai deluso nulla finora, tutto ciò che ho provato di questo marchio, top. E questo qui è uno struccante bifasico speciale per area occhi, estratto di malva e altea, quindi questo qui vedremo com'è, vediamo un attimo la profumazione, non sento niente, boh, vediamo. Poi altra cosa da frigo, ma niente, sono folgorata. Comunque questo qui è il pesto alla genovese, Sentaio, la fattoria del Cavaliere, l'ho preso anche la volta scorsa e devo dire che comunque era molto buono, lo hanno provato mio figlio e mio marito, mi hanno detto che era molto molto buono, quindi l'ho voluto riprendere. E poi ho preso delle gallette di Camus biologiche, queste mi attiravano troppo. Poi cosa c'è? Un capello che non c'entra niente. Comunque queste appunto mi attiravano moltissimo, per cui ho voluto prenderle e ne mangerò qualcuna magari che accompagnerà qualche secondo, insomma, per quando non ho la pasta magari mangio, non so, 3-4 di queste insieme comunque a un secondo. Quindi la prima busta è andata. E poi cosa ho preso? Poi ragazzi ho preso una cosa che vi ho anche segnalato su Instagram subito, perché ho detto poi magari quando uscirà il video non ci sarà più questa offerta, quindi se siete di Catania e c'è ancora l'offerta perché è fine esaurimento scorte, ho preso l'Ace Gentile, questa qui di 3 litri ragazzi, solo 2,99 euro, super offerta. Io non ne ho prese più di una perché davvero con la mia cervicale non avrei potuto sollevare tutta questa spesa da sola, perché ci sono andata da sola. È ottima, io con questa mi trovo sempre benissimo, a parte che fa un profumo proprio di fresco, di pulito, è buonissima. E sinceramente ragazzi 2,99 euro è regalata, perché di solito costa molto ma molto di più, se non ricordo male anche 4, sui 4 euro, quindi comunque è un peccato non prenderla. Se siete di Catania correte proprio, correte all'MD a prenderla perché ottimo il prezzo. E poi chiudiamo in bellezza ragazzi con la carta igienica. La carta igienica, perché sì, serve anche a noi la carta igienica, ve la faccio vedere. Comunque della Flu penso, ci siamo trovati bene con questa carta igienica, devo dire. Ora a parte lo scherzo, tipo, mi fa troppo ridere la cosa, mi trovo bene con questa carta igienica, cioè io immagino la scena della gente. Vabbè, comunque questa carta igienica è buona, sapete perché? Non vi dico i dettagli che non interessano a nessuno, però è una carta igienica che non finisce subito, tipo un po' come i rotoloni Regina, va? Quindi top. Penso che possiamo anche finirla qua con questi commenti. Sono passata poi da Eurospin. E in realtà la mia idea iniziale era quella di andare a fare la spesa all'Eurospin, ma c'erano 830 macchine davanti a me, cioè proprio nel parcheggio. Ho detto vabbè, dopo domani andrò di fare la spesa. Già erano le 7 di sera, quindi ho detto no, vabbè, andiamo da MD e poi vado lì, perché ero incuriosita da un prodotto che vi mostro. Infatti ho preso solo questo e gentilmente quel signore cucciolissimo mi ha fatto passare avanti, perché lui aveva tipo la spesa di Natale davanti a lui, cioè proprio si era comprato tutto l'Eurospin. E quindi quando mi ha visto poverina con un solo oggetto, perché io non dico mai niente alla fine, cioè
magari li guardo un po' male, però non dico niente. Lui praticamente mi ha guardato e mi fa: ma solo questo? Vuole passare? Io: ma che carino, grazie, meno male. Pensavo nella mia testa, se no alle 10:30 a casa arrivavo. Comunque ho preso questo qui, che è un gel per lavastoviglie Dexal, che è comunque il marchio che tratta Eurospin. E di questo sinceramente ho sentito parlare moltissimo bene in tantissimi video e quindi ho voluto provarlo. Ha un odore molto molto buono, di limone, si sente fortissimo e veramente tutte le persone che l'hanno recensito ne hanno parlato bene. Sinceramente è anche abbastanza grande perché è 1 litro. Ora non so quanto sia la grandezza di quelli lì, non so, Pril piuttosto che altri, mi sembra però che non siano 1 litro. Ma in realtà l'ho pagato 3,40 euro circa, una cosa del genere, e secondo me è ottimo perché comunque è 1 litro, e se è buono sinceramente non ne vale la pena spendere chissà quanto per un sapone per la lavastoviglie. Ragazzi, adesso poso tutto e ritorno per i saluti finali. Allora ragazzi, e nulla ragazzi, questi erano tutti i miei acquisti, tutti, vabbè, quello che è, e nulla, quindi ve li ho fatti vedere, adesso ci salutiamo. Se vi è piaciuta questa tipologia di video, mi raccomando, lasciatemi un like, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratis, assolutamente gratuito, però mi aiuta molto, anche a sapere che vi piace stare in mia compagnia, e poi non dimenticate di attivare la campanella perché è quella che vi dirà quando c'è un mio nuovo video. Adesso ragazzi vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!